si è aperto un dibattito sotto questo video che io, no, sono stato sollecitato da un follower sulla, come dire, devo stare attento ai termini che uso perché purtroppo c'è ancora della censura abbastanza stringente su questo argomento, che stanno tentando in tutti i modi di far ritornare in auge. E quindi sono stato sollecitato su quello che ci hanno fatto durante, no, la psychopandemia. E c'è un dibattito molto acceso. Chiaramente io non è che mi metto a discutere con quelli che cancello e blocco, ma non perché non voglio il confronto, ma perché non ti puoi mettere a discutere con gente che ancora crede che ciò che hanno fatto è giusto, perché non sapevano cosa fare, perché poverini, perché in tutto il mondo, ancora sta solfa con in tutto il mondo, che è la cosa più falsa dell'universo, oppure gente che crede che lo abbiano fatto per noi. Cioè, io questa cosa a me mi fa quasi ridere, se non fosse drammatica. Oppure quelli che ti rispondono, ma perché tu evidentemente non hai avuto nessun morto in famiglia, e quindi invece di prendertela con me, magari te la prendi con chi li ha ammazzati, i tuoi cari, perché di questo stiamo parlando, no? Penso che sia chiaro a tutti, ai più, ecco, mettiamola così, ai più, ci ho detto. Siamo nell'epoca in cui la paura domina e il profitto regna sovrano. Spaventa i popoli per sottometterli e fai gli affari tuoi, perché questo è successo con l'utilizzo di uno strumento che purtroppo c'è ancora qualcuno che crede al pipistrello, ma per carità, uno può credere pure che Biancaneve sia esistita, che i sette nani erano lì, che ne so, Pippo Pluto e Topolino, non lo so, ognuno crede a quello che gli pare, ma ci mancherebbe altro, non è, voglio dire, va benissimo tutto. Il problema è che viviamo fianco a fianco in una società nella quale facciamo, io faccio una fatica enorme a vedere persone che ancora, lascia stare gli immunodepressi, lascia stare quelli che hanno problemi, per carità, fate sempre la tara, parlo in generale, ma io faccio fatica a vedere gente con le pezze in faccia, faccio fatica perché dico, a che grado cioè dico, non ti sei letto un'inchiesta, non hai visto quello, non hai visto i rappresentanti delle case farmaceutiche parlare al congresso americano, non ti sei guardato, non ti sei letto una sentenza, non hai visto quello che hanno detto quelli del CTS, non hai letto niente. Cioè, si crede pedissequamente solo a una cosa, credo perché ci rassicura, perché ci sentiamo più protetti. Potrebbe essere che io sono nella mia zona comfort e non mi voglio muovere da lì, perché andare ad indagare mi fa capire che chi avrebbe dovuto proteggerci non lo ha fatto. Riflessione.